scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste nei 50 comuni abruzzesi dove si vota l'11 giugno. All'Aquila 7 i candidati a sindaco, ben 24 le liste. Se l'acqua del Gran Sasso è a rischio, chiudete i laboratori e il traforo. È la richiesta provocatoria dei sindaci del Teramano preoccupati per quanto avvenuto in questi giorni. Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza a Pescara, una sede unica utile per la logistica e per il risparmio dei fitti. Per le presunte tangenti e la spartizione degli appalti all'ufficio per la ricostruzione di Bussi, la Procura di Pescara chiede il rito immediato per 15 indagati, ipotizzata anche l'associazione a delinquere. A un convegno sul mare a Pescara, l'ex direttore tecnico dell'Arta Damiani contro le fake news, allarmismi ingiustificati e foto taroccate, spiega come intervenire sul fiume. In Serie A si disputa la terz'ultima giornata del campionato di calcio, Pescara di scena domani alle ore 15 a Bologna, tra i convocati finalmente Gilardino dopo il lungo infortunio. Bentrovati telespettatori del TG8, in apertura c'è la pagina politica, le elezioni amministrative dell'11 giugno, in Abruzzo si vota in 50 comuni per il rinnovo dei consigli comunali, all'Aquila sono 7 i candidati a sindaco sostenuti da 24 liste. Niente contestazioni, tutto si è chiuso con ordine alle 12 in punto di questa mattina nell'ufficio del segretariato comunale di Villa Gioia, dove sono stati depositati i simboli delle liste e i nomi dei candidati consiglieri delle prossime amministrative che porteranno al rinnovo del Consiglio Comunale dell'Aquila dopo due mandati targati Massimo Cialente. Nottata insonne per i ritardatari che già questa mattina alle 7 erano in attesa dell'apertura dell'ufficio avvenuta alle 8. Sono 7 candidati sindaco, 24 le liste depositate, tra 650 e 700 candidati consiglieri, 10 le liste consegnate nella giornata di ieri e 14 quelle depositate oggi, tra cui 9 le liste in seno alla coalizione civico progressista che appoggia la candidatura a sindaco di Americo Di Benedetto e 7 quelle di centrodestra a sostegno di Pierluigi Biondi, ma poi tante altre liste civiche o civico-sociali e una lista che si ispira all'UDC di Cesa. Gli altri candidati sindaco sono Carla Cimoroni per l'Aquila Chiama, Nicola Trifoggi con l'Aquila Polis, Fabrizio Righetti per il Movimento 5 Stelle, Giancarlo Silvestri Veri per Riscatto Popolare e Claudia Pagliericcio per Casa Pound. Una corsa contro il tempo per questa prima fase, ma non finisce qui. Dopo le ultime consegne e la chiusura delle buste con tutta la documentazione delle liste e le candidature, la palla passa alla commissione circondariale negli uffici di Via Roma, la quale stabilirà l'ammissione definitiva di liste e candidati, salvo eventuali ricorsi se ci saranno esclusioni. Il responso non prima di lunedì. Il passo poi successivo, dopo che sarà cristallizzata la situazione di liste e candidati, sarà il sorteggio per la composizione di fatto di quello che è la scheda del voto, quindi candidati sindaci e liste ad essi collegati, ma questo non accadrà prima di lunedì. Un esercito di candidati? E calcolando che da un conto ancora approssimativo sono 24 liste, non tutte sono di 32, qualcuna ne è di meno, siamo tra i 650 e i 700 candidati, o forse più. In base alla sua esperienza sono 5 amministrazioni comunali che lei attraversa, è la prima volta che succede? No, non è la prima volta, in quella del 2012 più o meno furono altrettanti, le liste oramai sono sempre, quasi sempre superiori a 20, il numero dei candidati sindaci è consistente. Vediamo ora la situazione negli altri comuni con oltre 15.000 abitanti. Ad Avezzano sarà una sfida a 6. Si ricandida il sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, che sarà sfidato da Gabriele De Angelis, Leonardo Cascere, Nazareno Di Matteo, Francesco Ligi e Stefano D'Andrea. A Martinsicuro, dove per la prima volta è possibile il ballottaggio, sono 4 i candidati: Massimo Vagnoni, il sindaco uscente Paolo Camaioni e Elisa Foglia e Marco Massetti. 3 candidati a sindaco a Spoltore: Marina Febo, il sindaco in carica Luciano Di Lorito e Filomena Passarelli. Sono 7 gli aspiranti sindaci ad Ortona: Peppino Polidori, Angelo Di Nardo, Rinaldo Veri, Gianluca Coletti, Giorgio Marchegiano, Leo Castiglione e Tiziano Torzi. 4 i candidati alla carica di sindaco a San Salvo: Tiziana Magnacca, che è il sindaco uscente, Gennaro Luciano, Angelo Angelucci e Osvaldo
Aldo Menna. Per avere più notizie più approfondite e ulteriori particolari, vi invito a consultare il sito www.rete8.it. A Pescara questa mattina è stata inaugurata la nuova caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Cerimonia di inaugurazione stamani a Pescara della nuova caserma intitolata alla memoria del sottufficiale delle Fiamme Gialle sopravvissuto alle persecuzioni naziste, Ermando Parete. Madrina della cerimonia, la nipote Donatella Parete, la quale è stata affidato l'onore del taglio del nastro tricolore. L'inaugurazione della struttura, situata sul lungomare Giovanni XXIII, è avvenuta alla presenza delle massime autorità politiche, militari e civili, presente anche il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi ed il comandante interregionale d'Italia Centrale, generale di Corpo d'Armata Edoardo Valente. La nuova struttura ospiterà le sedi della Polizia Tributaria, del Reparto Operativo Aeronavale e la Stazione Navale, ma non sostituirà l'attuale caserma di via Cincinnato. Il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il generale Flavio Agnello, nel presentare la giornata dell'inaugurazione sulla nuova caserma, ha riferito che è una giornata di festa. Questa caserma vede la luce dopo tanti anni di progettazione e anche di travaglio esecutivo. Tra l'altro ho percepito in questi ultimi giorni anche il rigurgitare di alcuni malumori e quindi l'occasione anche di questo colloquio è propizia, perché dobbiamo far capire a tutta la collettività che oggi nasce un uso governativo. Quando si dice uso governativo vuol dire una struttura della collettività e a favore della collettività, non è della Guardia di Finanza, è della collettività tutta. Quindi questa nuova struttura che riesce finalmente ad ospitare tanti comandi che si trovavano anche in una condizione disagiata e soprattutto permette di risparmiare molti soldi, ben 270.000 euro anno, perché eravamo in locazione passiva. Quindi veramente siamo contenti di questo nuovo acquartieramento. La nuova caserma, lo ricordiamo, sorge su un'area complessiva di circa 7.500 metri quadri. Il complesso immobiliare si eleva su 4 livelli per un volume complessivo di 18.000 metri cubi circa. La superficie del sedime rimasta libera è di 5.000 metri quadri e consente un agevole parcheggio di 80 automezzi. Ecco, comandante, un aspetto non indifferente, come sottolineava lei, una struttura all'insegna proprio della spending review. Assolutamente sì, oggi è un obiettivo irrinunciabile per tutta la pubblica amministrazione. Chi gestisce beni infrastrutturali della pubblica amministrazione deve cercare sempre le soluzioni migliori, e tra le soluzioni migliori ci sono quelle di completa proprietà. Oggi questo è un immobile demaniale che diventa di proprietà dello Stato e dato in uso governativo alla Guardia di Finanza, e questo ci riempie d'orgoglio. Prima svolta giudiziaria dell'inchiesta Earthquake su presunte tangenti all'ufficio territoriale per la ricostruzione di Bussi sul Tirino, 15 le richieste di rinvio a giudizio con rito immediato della Procura di Pescara. Le PM di Pescara Anna Rita Mantini e Mirvana Di Serio hanno formalizzato 15 richieste di rinvio a giudizio a carico degli indagati per le presunte tangenti negli appalti post-sisma all'ufficio territoriale per la ricostruzione di Bussi. È l'epilogo della parte investigativa dell'inchiesta Earthquake, che culminò il 14 ottobre dello scorso anno in 7 arresti e una raffica di avvisi di garanzia a carico di funzionari ed imprenditori accusati di spartirsi commesse e di pilotare appalti finanziati da contributi pubblici per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 a Bussi e Bugnara. Stando alle risultanze delle investigazioni dei carabinieri forestali, che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che di acquisizioni documentali, una vera e propria associazione a delinquere sarebbe gravitata attorno all'UTR. Oltre a quello associativo, sono gravi le ipotesi specifiche di reato, ascritte a vario titolo: corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso e induzione. Accuse ritenute talmente solide dalla Procura da sostenere la richiesta di rito immediato. A far decollare ulteriormente l'inchiesta sono state, dopo il primo round investigativo, le ammissioni di uno degli imprenditori coinvolti in un filone collaterale, che avrebbe raccontato, nei dettagli, le cessioni di tangenti, pranzi e le altre utilità offerte ai pubblici funzionari in cambio di una corsia preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti. Così, tre imprenditori umbri, titolari del consorzio Gescom, avrebbero fatto gli assipigliatutto delle commesse. Centrale nell'accusa sul fronte della pubblica amministrazione la figura del dirigente dell'UTR Angelo Melchiorre, considerato dagli inquirenti parte di un vero e proprio contratto che gli avrebbe assicurato sulle commesse assegnate tangenti del 5%.
accuse dalle quali i legali degli indagati continuano a professare l'estraneità dei loro assistiti. Per il primo round in aula del confronto tra accusa e difesa occorrerà comunque prima attendere la decisione del Tribunale sulla richiesta di rito immediato. Per i sindaci del Teramano, se l'acqua del Gran Sasso è a rischio, si possono chiudere i laboratori e anche il traforo. La dura presa di posizione dai toni provocatori dei sindaci teramani è arrivata nel corso della riunione che si è svolta questa mattina con il presidente della società Ruzzo, Antonio Forlini, un incontro organizzato per fare il punto su quanto è accaduto l'8 marzo. La decisione della ASL di Teramo di adottare un provvedimento di non potabilità dell'acqua proveniente dalle captazioni del Gran Sasso aveva creato allarme in 32 comuni del Teramano. Il provvedimento adottato dopo che l'ART aveva giudicato non conformi odore e sapore di alcuni campioni prelevati proprio l'8 marzo è stato poi revocato quando le successive analisi hanno confermato che tutti i valori erano risultati nella norma. E parliamo ancora di acqua e dello stato di salute del mare di Pescara, il tema al centro di un convegno che si è svolto questa mattina. Sullo stato di salute del mare di Pescara parla l'esperto, il biologo Giovanni Damiani, già direttore dell'ART Abruzzo, a margine del convegno che si è svolto in provincia organizzato da Associazione Strada Parco e Associazione Armatori. Damiani smorza gli eccessivi allarmismi in merito all'inquinamento del mare cittadino e spiega che si può tranquillamente fare il bagno nella gran parte del litorale non interessato dai divieti peraltro temporanei di balneazione. Normalmente si può fare il bagno, quando scatta il divieto di balneazione no. È solo in questi punti, gli altri vanno bene. C'è eccessivo allarmismo, secondo lei? Assolutamente sì. È incredibile come sia stato detto, soprattutto attraverso i social, di tutto e di più. I dati sono dati, la scienza è scienza, non è possibile strumentalizzare politicamente oppure per manie esibizionistiche questi argomenti. È stato detto una pletora di falsità, di sciocchezze che hanno nascosto la verità. La verità è che dobbiamo mettere mano agli scarichi diffusi e secondo me uno dei rimedi più grandi che noi abbiamo, soprattutto per questi diffusi, è la fitodepurazione, e cioè i sistemi tecniche naturali di depurazione che sono incentivati dalla legge, perché questo fiume è maltrattato in una maniera incredibile. Non c'è solo un problema di inquinamento, ma proprio di stato fisico delle sponde, è un fiume di fango, basta vedere, no? Perché le ripe franano dentro. E poi c'è questa maledetta diga foranea che richiede interventi che secondo me non sono stati ancora sufficientemente approfonditi. Prima di tagliare, di fare, io avrei studiato molto, molto meglio la situazione. Le chiedo, queste immagini che sono state diffuse, c'è molta preoccupazione per quanto riguarda i bambini che fanno il bagno, c'è una correlazione tra mare inquinato e queste patologie o no? Allora, io ho assistito a parecchi dibattiti in cui sono stati dei pediatri, ho letto le statistiche dei ricoveri dei bambini, le statistiche rilevate presso gli studi pediatrici di bambini non ricoverati e così via, i dati dicono che addirittura la situazione è inferiore rispetto alle dermatosi, eccetera, a quelle degli anni precedenti. E quindi siamo davanti a quello che si chiama fake. Io ho visto in rete delle immagini che sembrano bambini uscite da Hiroshima e da Nagasaki o da Chernobyl. Ma chi fa questo è di un'irresponsabilità incredibile, e questo ci pone anche il problema di controllo di queste cose. Una notizia di cronaca che arriva da Bologna. La scorsa notte è stato compiuto un atto vandalico ai danni del monumento dedicato alla Brigata Maiella, che si trova all'angolo tra via Marx e viale Lenin, all'interno del parco che porta il nome della formazione della Resistenza abruzzese. Il monumento è stato imbrattato e ricoperto di scritte e simboli inneggianti al fascismo, tracciati con vernice nera, come vedete in queste immagini che trovate sul sito www.rete8.it. Il comune è intervenuto, il comune di Bologna, per ripulire il monumento, formato da tre blocchi di pietra calcarea bianca, e coprire le scritte. È in programma nei prossimi giorni un secondo intervento per ripristinare definitivamente il monumento. L'amministrazione comunale di Bologna condanna con forza quanto accaduto ed esprime solidarietà all'AMP per l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani per un episodio che ferisce la memoria di chi ha combattuto per la liberazione.
All'Aquila torna a riaffiorare il fenomeno del caro affitti in centro storico. Il sindaco Massimo Cialente va su tutte le furie. Affitti che sfiorano 28 euro al metro quadrato in centro storico ed esplode l'ira del sindaco Massimo Cialente, che alla sua pagina Facebook ha affidato il suo sfogo contro quei proprietari di negozi del centro storico in edifici ristrutturati con i soldi degli italiani tutti, scrive, che stanno chiedendo prezzi assurdi ai commercianti che vorrebbero tornare a far rivivere la nostra città. Un problema, quello del caro affitti, è emerso sin dal primo post-sisma, quando i pochi locali agibili del centro storico vennero concessi a canoni altissimi. Il sindaco dice stop a canoni di capestro, una tendenza che denuncia Cialente è tornata proprio in questi giorni in cui c'è la corsa alle domande per fare centro, il bando regionale per riportare nel cuore della città e dei comuni del cratere sismico aquilano le attività commerciali. Per cercare di contenere quella che sta diventando per Cialente una stortura avallata da vili speculatori, l'amministrazione comunale ha firmato un protocollo con le associazioni di categoria per agevolare i canoni calmierati per uffici e negozi del centro storico. Un accordo complementare al piano fa centro, che prevede la divisione in fasce del centro storico con cifre stabilite in base a una zonazione di aree commerciali differenti e di diverso valore economico. Chiedono tantissimo. Come sta succedendo? Gente chiede 28 euro al metro quadro. Cioè, se c'è 100 metri quadri sono 2.800 euro. Lei ha detto che è uno scandalo. Non è uno scandalo, è una vergogna, è una schifezza. Perché? Perché così rende impossibile rientrare. Perché rende impossibile? Perché è chiaro che fra 6-7 anni, se davanti ai miei 100 metri quadri di negozio, qualunque attività io abbia, torneranno a passare come una volta in piazza 7-8 mila persone al giorno, è chiaro che se vendo le sigarette ne vendo, ma attualmente ne passano poche. Allora abbiamo parlato con le associazioni imprenditoriali, con i proprietari, e abbiamo tirato fuori questo accordo che non posso rendere obbligatorio. Allora che cosa abbiamo fatto? Che per accedere ai soldi, che sarà una graduatoria, chi trova il proprietario e firma l'accordo, che è a salire l'affitto, prende 5 punti, mentre chi avrà il negozio vuoto pagherà l'8,1 per mille di tasse al comune, che è la cifra massima che potevamo mettere. Quindi chi vuole fare lo speculatore, amen. A Pescara i residenti di Piazza Muzzi e via Cesare Battisti tornano a lamentare gli eccessi dovuti alla movida notturna. Il comitato dei residenti di Piazza Muzzi e dintorni a Pescara torna all'attacco sulla movida notturna, chiamando in causa l'amministrazione comunale rea di aver lasciato inascoltati i loro appelli. Il portavoce del comitato Tranquillamente Battisti vuole portare addetto a nome dei residenti all'attenzione dell'opinione pubblica le iniziative giudiziarie intraprese, come l'esposto presentato in procura dopo Capodanno e quelli che definisce irregolarità e continue violazioni riscontrate che turbano il vivere civile dei 1800 abitanti di queste zone del centro di Pescara densamente popolate. Allora, oggi noi ci siamo invitati in questo palazzo, è anche un gesto simbolico visto che l'amministrazione non ci ascolta, non ci sta più ricevendo, il sindaco si disinteressa completamente alle nostre problematiche, quindi è anche un modo per farci sentire ancora più forte che esistiamo e che abbiamo dei problemi seri. Hanno avuto a disposizione un intero inverno in cui li abbiamo lasciati operare tranquillamente per poter cercare delle soluzioni ai nostri problemi, che sono sempre gli stessi: non si riesce a riposare, la zona è vittima negli orari notturni di continui schiamazzi e di continui atti che poco hanno a che vedere con il riposo dei residenti, che sono circa 1800, questo non dobbiamo dimenticarcelo. Ma non solo si sono disinteressati alla risoluzione di questi problemi, ma l'amministrazione addirittura ha posto in essere delle iniziative che vanno addirittura ad aggravare la nostra posizione, la nostra situazione. Oggi illustreremo quello che stiamo facendo, denunceremo omissioni, denunceremo abusi. Porteremo alla conoscenza dell'opinione pubblica un'attività che in questo momento è in corso, è un'attività istruttoria perché c'è un fascicolo aperto in procura a seguito del nostro esposto, e speriamo che da oggi nessuno possa più dire io non lo sapevo.
Le insidie della rete, il fenomeno del cyberbullismo, il tema al centro di un incontro svoltosi oggi a Teramo e promosso dal Corecom Abruzzo. Un incontro con i ragazzi delle scuole per far capire loro il pericolo della rete. È stato questo l'argomento al centro dell'incontro dal titolo New Media, New Generation, i giovani, la scuola, la famiglia tra internet e TV, organizzato dall'associazione culturale Project San Gabriele con il sostegno del Corecom Abruzzo e del BIM e con il patrocinio della provincia di Teramo. Un incontro importante grazie alla grande partecipazione di esperti del settore e di autorità che tramite un confronto diretto con i ragazzi hanno cercato di far capire alle nuove generazioni il pericolo del cyberbullismo. Certamente internet è uno strumento formidabile, ma va guardato con molta attenzione e quindi dobbiamo avvertire i ragazzi giovani che quello che mettono su internet deve essere attentamente valutato, perché poi le notizie nel momento in cui vengono messe in circolo poi vengono diffuse, è come mettere in piazza tutto quello che è la propria vita privata, quindi è uno strumento da utilizzare con molta cautela, è quello che abbiamo detto oggi ai ragazzi. La pericolosità, i pericoli, ma anche le tante opportunità che questo mondo offre, noi continuiamo l'incontro con le scuole, con i ragazzi, che è fondamentale, è una sorta di educazione civica 2.0, perché ormai la comunicazione e l'educazione passa anche attraverso la conoscenza di internet, senza dimenticare però che la formazione, lo studio e l'educazione sono, e il rispetto della persona sono elementi fondamentali, non cambiano, ecco, può cambiare il mezzo di utilizzo, ma questi valori bisogna consegnarli ai ragazzi oggi per costruire una società migliore. Noi stiamo cercando di farlo, questa è la 90ª scuola che incontriamo, il 90ª istituto, e vediamo che anche i ragazzi cominciano a partecipare e a interagire maggiormente su queste tematiche sempre più. Si dice che i ragazzi sono nativi digitali, hanno grande consapevolezza e conoscenza, in realtà poi i problemi li riscontriamo sempre, i pericoli ci sono e quindi bisogna saperli affrontare, e noi con i grandi professionisti del nostro territorio stiamo cercando di offrire un contributo in questo modo. Prima di salutarvi vi ricordo l'indirizzo del sito www.rete8.it. Grazie intanto per la cortese attenzione e buon fine settimana a tutti.